Eccoci, buonasera. Vi chiederei di, gentilmente di accomodarvi. Chi non ha trovato posto può trasferirsi nel Salone del Minor Consiglio, dove potrà seguire sullo schermo l'incontro. Siamo qui stasera riuniti e come era prevedibile siamo numerosi per ricordare Giorgio Bergami. Vi chiederei di, appunto, di iniziare questa serata, questo incontro. Abbiamo diversi interventi e quindi per non prolungare la serata abbiamo dato avvio. Siamo numerosi e proprio una testimonianza di quella che era l'empatia che Giorgio aveva con tutte le persone che ha incontrato nel corso della sua lunga e articolata carriera di fotografo, anche se parlare solo di fotografo per la sua attività è riduttivo, è stato anche un videomaker, un docente. L'empatia non era soltanto nei confronti delle persone, era anche nei confronti dei luoghi, in particolare di Genova, quella Genova che lui ha ritratto in tutte le stagioni, in tutte le ore della giornata, che ha in qualche maniera reso parte di se stesso, come Eugène Alger, Parigi, come ricordava Betta Papone nel testo del catalogo della mostra di Giorgio Bergami che si tenne qui a Palazzo Ducale qualche anno fa. E la Genova che ha incarnato Giorgio Bergami era una Genova solidale, coraggiosa, aperta agli altri e quindi una Genova che speriamo di ritrovare e di avere di nuovo. Come vedete dalla foto che abbiamo messo al cartellone di questo incontro, Giorgio aveva una prospettiva dall'alto, diversa, sempre a suggerirci la realtà e attraverso tutte le sue molteplici attività dato una nuova interpretazione suggestiva, sorprendente della realtà, ci ha proprio indicato dei nuovi percorsi per decifrare la nostra quotidianità. Le storie che ci ha raccontato sono state molteplici, abbiamo diverse persone appunto stasera che interverranno, amici, a ricordare Giorgio e chiamerei qui a fianco a me Maurizio Maggiani a raccontarci Giorgio Bergami, fotografo e anche uomo. Mi levo dalle luci. Io, se davvero tutti voi avete conosciuto Giorgio Bergami, è stupendo, no? È straordinario, perché siete tantissimi. Voce? Va meglio? Voglio dire, se davvero tutti voi avete conosciuto Giorgio Bergami e siete qui per lui, una cosa dovete saperla, e io la so, che tutta questa roba qui a Giorgio faceva schifo. Tutto, io l'ho conosciuto per 40 anni, e tutto, ma non certo essere celebrato qui tra gli stucchi, gli argenti, i cristalli, no, non ci sarebbe stato, ma questo è un problema tutto sommato solo nostro, perché se lui è da qualche parte, non lo so, e non lo so dove, comunque se è da qualche parte ha qualcos'altro da fare, e certamente ha da fare qualcosa che riguarda quello che verrà, non quello che è stato, non quel poco che qui c'è ed è rimane. Non era un tipo da gran consiglio, dai, lo sapete benissimo, no? Se si presentava al gran consiglio, si presentava per lavorare e lo faceva con la sua pescatore, il giubbetto da pescatore, i suoi pantaloni paramilitari e le sue macchine sempre in qualche modo incerottate, poco alla moda. E allora perché siamo qui se non è certo per fare un piacere a lui che avrebbe certamente pensato dell'altro? E poi vediamo cosa avrebbe pensato.
Allora, perché siamo qui nonostante il suo carattere, nonostante chi è stato, come pensava, come viveva? E siamo qui per noi, no? Non certo per lui, siamo qui per noi. Lui è altrove a fare dell'altro. Se c'è un altrove, se c'è dell'altro. E perché siamo qui per noi? Siamo qui per noi perché abbiamo tutti forte senso di colpa, dico tutti e adesso mi spiego, perché sempre quando ci manca qualcuno che abbiamo amato e qualcuno che ci ha amato, sempre noi sentiamo di aver amato troppo poco e di essere stati amati troppo per quel poco che noi abbiamo amato. Questo è un sentimento, credo, universale. Ed è un sentimento mio, ma se ci pensate bene, è sempre così, sempre. Quando se ne va chi ci ha amato, sappiamo che non è stato contraccambiato tanto quanto. E allora, da un senso di colpa, può nascere una grande frustrazione, può nascere dello sgomento, può nascere niente, no? Può nascere niente. O poi invece può nascere qualcosa. E allora cosa possiamo fare noi? Cosa possiamo fare di buono noi? Perché questo sentimento di inadeguatezza, di insufficienza, possa risolversi in qualcosa di buono. Giorgio Bergami era un uomo buono, era molte cose. Ma certamente era un uomo buono. E guardate, pensateci bene. Dove la mettete la qualità della bontà nella vita di un uomo? Potete pensare che sia più importante dire Giorgio Bergami, fotografo e uomo buono? Oppure Giorgio Bergami, uomo buono e fotografo? E questo è Bergami che si fa vivo, vedete? Ah, certo. E no, Giorgio Bergami era un uomo buono e un fotografo e dell'altro ancora. E cosa vuol dire essere un uomo buono? Significa spargere vita a man bassa. Consumarsi nella vita, costruttore di vita, feconda costruzione di vita. Dove lui è stato, dove ha vissuto, dove ha lavorato, c'è stata vita, c'è stata sempre e comunque vita, vita generata. Io sono tra questo. Io sono un pezzo di vita generata dalla presenza di Bergami, di un uomo buono che ho incontrato. Allora, cosa possiamo fare per noi così poco e pochi buoni per noi? Allora, pensate a questo. Il suo archivio fotografico è un immenso serbatoio di vite. E il suo archivio fotografico è incommensurabile, no? È immenso, immenso. Lì dentro c'è tutta la città, ma tutta la città è non solo la città che appare, la città fotografabile, ma la città infotografabile, la città che non appare, che non è presente, la città che è interiore. La città che non è che si nasconda, semplicemente sta dentro di sé. Lui ha viaggiato per tutta la sua vita dentro una città, nell'interiore della città, nell'interiore e nell'interiore della città. Il suo archivio è una cosa buona, è una cosa che dispensa vitalità. Ecco, una cosa buona che possiamo fare per noi è salvaguardare, tutelare, voler bene al suo archivio.
Io credo che ci sia già chi se ne occupi, e almeno che si occupi di conservarlo, ma conservarlo non basta. Conservarlo è la conservazione è sempre, sì, certo, importante, è una cosa seria, ma è come la tumulazione, è mettere da qualche parte, custodire, chiudere, sigillare perché non si perda, perché non si deteriori. Ma questa non è vita, questa non è la vita. La vita non si tumula, non si suggella, la vita si preserva lasciandola vivere. E allora una cosa che possiamo fare di buono per noi, di ciò che è stato Bergami, è fare in modo che il suo archivio continui ad essere vita, che genera vita, vitale, progressiva, vitale, progressiva. Questo è un lavoro che qualcuno dovrebbe sentirsi di fare e di poter fare. Qui siamo in 1000, non so, 500, forse ci sono 10, 20 persone che sono in grado di prendersi questa responsabilità per noi. E dico non in nome di Bergami, che adesso è lì a pensare a dell'altro, ma in nome nostro, in nome di chi è rimasto dopo che lui se n'è andato, di chi è rimasto dopo che lui ha vissuto e ha sparso, e ha sparso e ha generato vita. Ma Bergami era un'altra cosa. Bergami era un tavolo di cemento rotondo che ha fatto costruire nel suo giardino perché potesse ospitare nella stessa tavola 40 commensali. Pensate, 40 commensali. Io credo che diversi tra voi sono seduti a quel tavolo. Scusate, devo bere perché... E non solo quel tavolo, Giorgio Bergami era anche una baracca, sì, una cucina immensa predisposta per poter dare, nutrire al 40 persone attorno a quel tavolo. Giorgio Bergami era una casa costruita, edificata, allestita perché potesse essere ospitale per chiunque arrivasse. E io non credo che si chiedesse mai con molta attenzione chi era che entrava, se non a delle condizioni molto semplici. Poteva entrare chiunque al primo sguardo potesse dare l'idea di un uomo buono o di una donna buona, naturalmente. Quindi quella casa, quel tavolo è stato costruito perché si incontrassero gente buona. Ecco, quel tavolo che fine farà? Non credo che Maria potrà, sua moglie, che Maria potrà mai poter da sola gestire quell'immenso tavolo. Sarebbe interessante che quel tavolo vivesse ancora, se non lì da qualche altra parte, comunque che vivesse che cosa? L'idea che è necessario per vivere bene, stare assieme bene tra persone per bene. Questo potremmo fare per noi. È possibile? Non lo so. Se c'è una cosa certa è che Bergami non si direbbe un uomo di questi tempi, adatto a questi tempi. Io non so bene cosa sia la malattia che se l'è preso. Mio padre se n'è andato per la stessa ragione, di fatto. E io ho sempre avuto il sospetto che mio padre a un certo punto avesse deciso che non ne valeva più la pena, che non aveva più senso stare in questo mondo. Lui veramente ha sempre vissuto, mio padre intendo, e sono sicuro anche Giorgio Bergami, ha sempre vissuto pensando a un altro mondo e vivendo in un altro mondo, per un altro mondo. E
non lo so, non sono uno specialista, non, poi lo voglio nemmeno, però forse c'è stato anche questo. Lui non era adatto a questo mondo. Quel tavolo di cemento per 40 posti non è il tavolo per questo mondo, non è il tavolo per questa realtà, forse non è più nemmeno il tavolo per noi che ci siamo seduti a quel tavolo per anni, 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 ma, e non solo i primi maggi, i mitici primi maggi, ma per altre, ogni occasione era buona per sedersi a quel tavolo e guardarci e sostenerci e scambiarci e dire Belin sì, però non se ne vuole più, tutto quello che volete, o fare semplicemente quello che lui sapeva fare così bene, cioè dire poche cose, dire pochissime cose, ma quelle poche cose piene di feconda vitalità, piene di generosa vitalità. Non era un intellettuale, non gliene, tutto, ma proprio non gliene fregava niente, però era pieno di intelletto, non era un grande parlatore, però aveva le sue parole, aveva le sue parole che usava con parsimonia come vanno usate, perché le parole buone, le parole davvero buone che uno può portare con sé non sono tante, sono poche e vanno usate bene. Magari solo alle feste comandate, quando proprio è bello che escano fuori. Ecco, il suo archivio, il suo tavolo, la sua certezza. La certezza insensata, senza una ragione vera. La sua certezza che le cose si possono fare bene. E le cose si possono fare bene. E quindi anche vivere facendo bene, senza particolari discorsi, senza grandi discorsi, senza una grande teoria a disposizione. Le grandi teorie non ce ne sono più tante a disposizione, no. Però ci sono le volontà, le ragioni della volontà. Lui era pieno di ragioni della volontà. Perché le cose fossero fatte bene, che lui potesse far bene le cose e che il mondo intero potesse far bene, che il mondo intero potesse far bene. Io non ho da, non voglio dirvi altro perché ci sono almeno altre 10 persone dopo di me ed è già tardi. E io vi prego solo di questo, davvero. Se siete qui per ricordarvi di Bergami, se portate nel cuore qualcosa di Bergami, che riflettete su quell'archivio, su quel tavolo, su qualunque cosa vi abbia colpito e su che uso farne, se sarà mai possibile farne un uso. E se siamo all'altezza di farne un uso, perché se non saremo all'altezza di fare un uso, se non saremo capaci, se chi si è seduto a quel tavolo, chi ha usato quell'archivio, io a cosa, quel suo archivio mi ha insegnato a scrivere romanzi, per esempio. Io non avrei mai scritto un libro che ha avuto un certo successo a Genova, perché parla di Genova, che è la regina di Sadorna, se non avessi visto il suo archivio. Ma non per le informazioni che comunque avrei trovato, perché sono disponibili, le informazioni di superficie, ma per la parte interiore della città e dei suoi abitatori. Lui sapeva prendere e mettere da parte e conservare e esserne. Lui è stato parte della vita più interiore, più nobile, più e anche sensuale e anche politica della città. Se noi non saremo capaci di far niente di tutto questo, oggi è stata quella che si dice un'occasione di circostanza. E io ho fatto 350 chilometri per un'occasione di circostanza, no, li ho fatti e adesso me li rifaccio perché
perché io una cosa da lui spero di averla imparata. Non è mai perso niente, non è mai davvero perso niente. Non è mai l'ultima battaglia quella che abbiamo combattuto, non è mai l'ultima speranza quella che abbiamo perso. E con questo ho finito. Grazie. Grazie. Maurizio Maggiani, chiamo a parlare adesso Tonino Bettanini, che fu autore di un volume Fotografia geografica e geografia della fotografia nel 75 insieme a Giorgio Bergami. Ci parlerà del suo rapporto con la Publifoto, insomma con le agenzie fotografiche. Sì, diciamo che Maria mi ha tassativamente dato 7-8 minuti, spero di starci. E quindi vi parlerò fondamentalmente di un periodo che abbraccia la fine degli anni 60 e primi anni 70, il nostro rapporto con la Publifoto. Volevo ringraziare per questa sua tenacia, perché Giorgio non si è dimenticato. E anche se c'è una parola che a lui non piacerebbe assolutamente, vorrei dire perché lui sia celebrato. E io spero che questa città trovi il modo, il momento e le risorse per farlo. Allora, voglio dirvi di diffidare di coloro che vi dicono di conoscere una cosa, un posto, una persona, come le mie tasche. Soprattutto se poi l'oggetto della conoscenza fosse proprio per avventura Giorgio. Giorgio, se chiudete gli occhi e lo rivedete, di tasche ne aveva moltissime. E voi, tante come lui e tutte insieme, non ne avete mai avute. Non era ancora così però nel 69, quando per la prima volta l'ho incontrato e ho conosciuto il mio primo Giorgio. Vi riceveva e vi scrutava appollaiato su di un cubo di trucciolato nel suo studio di via Pertinace. Allora poi portava un giaccone di pelle, un blouson noir che faceva molto esistenzialista, mentre i capelli corti e già ratti, come impomatati, avevano un che di Napoleone e comunque sempre di Francia si trattava, ma anche di Russia, perché all'epoca lui studiava pancia a terra le geometrie del grande regista russo Eisenstein. Solo più tardi scoprirà dei pantaloni multitask, dico che oggi li chiamano cargo. Per me sono improbabili, ma lui ne andava e ne andrà sempre molto fiero, e a ben vedere quei pantaloni sono il giusto corredo di una militanza fotografica consapevolmente operaria, che ha saputo documentare il sacco edilizio della nostra città, la rieducazione coatta e tristissima del carcere minorile, le atmosfere, le grida, le voci di quell'umanità del centro storico che lui aveva incontrato fin da ragazzo nella casa di Piazza Fossatelli. Sapete, calzoni e giubbotto garantiscono almeno 10 tasche e testimoniano del suo attento programmare. Sono una sorta di assicurazione che anche oggi niente ci mancherà nella sfida contro tutti gli imprevisti. Sono comunque tasche capaci e capaci di ospitare il mio ricordo di Giorgio. Nella prima tasca lui ha certamente messo i rullini, caricati ben oltre le 36 pose canoniche, quelle di commercio, l'esposimetro, qualche filtro, perfino un piccolo cacciavite, tutte cose cui forse ha anche provveduto un suo aiutante storico, Giovanni, signore della camera oscura, che vigila anche sulle stampanti a rullo, qualche stanza più in là, nello studio di via Pertinace. Non sappiamo poi se gli altri suoi collaboratori Pino e Paolo ci accompagneranno, mentre Livio, giovane Livio, ancora alle prime armi, è destinato nella nostra mente, come tutti i fratelli minori, anche quando diventeranno novantenni, all'eterno ruolo di ragazzo di tutti. Certo è che prima di uscire saluteremo Rosanna, la segretaria, e faremo un salto sullo stesso pianerottolo, da Luciana, allo studio I. Qui Giorgio, assieme a Giancarlo Bignarco, Cesare Stagnaro, Nicola Monteverde e Carlo Repetto, diede vita ad un'agenzia che si occupava di pubblicità, cinema d'animazione e cartellonistica.
Nella seconda tasca Giorgio ha un foglio di Silvano, il fratello chiamato a mettere ordine e freno nell'amministrazione generosa e buona del nostro. Forse in una terza tasca c'è anche una busta con qualche stampa a colori che Raul, detto Fausto, fratello maggiore, papà Giancino e di Sergio, ha preparato con l'ausilio di Fabio, il compagno di molte e vere merende. Saranno da consegnare al cliente al saldo verso cui ci stiamo dirigendo. Nella quarta, Giorgio ha i soldi, ha sempre avuto con sé come meticoloso prerequisito dell'essere previdente. I soldi per certo, ma assieme ai fazzoletti, fazzoletti di carta, nemici di ogni improvviso indesiderato colamento di naso. Poi c'è la tasca dei gettoni per chiamare gli amici, se toccherà i registi saranno Squarzina prima di tutto, quello lanciato nella fotografia del teatro, Aldo Trionfo, Tonino Conte che qui in studio accompagna spesso le Luzzati, poi Carlo Quartucci che ha comprato uno scarmirato camion, lo ha pitturato di bianco e battezzato backstage palcoscenico di spettacolo insieme. Siamo nel 1972. Per certo poi Giorgio chiamerà anche Giancarlo. Giancarlo Bignardi, lo scenografo che lascerà purtroppo questo mondo in una notte di nebbia padana. È l'unica volta che ho visto Giorgio piangere, ma piangere davvero. Si è messo poi in una tasca più grande, dotata di cerniera, una ventina di foto 13-18. Sono prove di stampa di un bambino che Gianfranco Franchini, collaboratore di Renzo Piano, e di Rogers al progetto del Bobù, ha scattato all'Esalto, nei padiglioni del vecchio mercato in Ghisa, l'opera dell'architetto Victor Baltar. In un'altra busta, sempre cernierata, dall'altro lato del giappone, ha altre foto ancora, sono per i carabinieri. Tranquilli però, questi sono sommozzatori. E l'unica preoccupazione, semmai, potrebbe provenirci dal loro comandante, perché si chiama Tempesta. Attenzione poi che da un'altra tasca spuntano quattro rullini tenuti insieme da un elastico fasciato da un foglio che reca quattro nomi. Quattro nomi scritti con un col pennarello nero che lui amava tanto. Riccardo, Navone, Ciro, Abdel, Guido, il benvenuto, e Gianni Iannelli. Sono stati suoi compagni di strada, nella fotografia, nelle riprese televisive, nei progetti e nelle sceneggiature. Naturalmente nella vita. Ogni tanto poi cava fuori da una delle sue ultime tasche un libro che abbiamo scritto insieme, in formato pocket, naturalmente, come si diceva una volta. Lo userà qualche volta nella sua esperienza di insegnamento all'Accademia. È tutto o quasi. Ho certamente dimenticato qualcuno e qualcosa del tempo di lavoro e di vita che abbiamo trascorso insieme in questa fase di vita, appunto, della Publiforma. Se penso alle Americhe, ad esempio, perché parte di questo periodo, ecco l'amicizia con un tecnico delle luci, Mauro Vincenti, che segnerà nella Los Angeles degli anni Ottanta con il ristorante Rex, il trionfo della cucina italiana. Poi il suo incontro con Raul De La Torre, regista argentino, candidato nell'86 alla Palma d'Oro a Cannes con il film Povere Mariposa. Tutto questo e moltissimo altro di cui non sono stato diretto testimone e che altri vi racconteranno prima che poi lui mettesse radice in quel suo nuovo ultimo scanno all'88 rosso di via Giustiniani. Certo, mi vengono in mente anche a me il suo amore per la cucina, la convivialità che riempiva il suo giardino, la vita di vicinato che Giorgio faceva con Marco e Francesco Fidoro, e tanti primi maggio celebrati insieme. Non voglio e non posso però dimenticare la sua curiosità e la sua capacità di cambiare, il suo saper correre incontro alla definitiva democratizzazione della fotografia, da segno aristocratico e professionale di una novella civiltà dell'immagine a dominio dei selfie affidato alla potenza di un digitale alla portata di tutti. Negli ultimi suoi anni Giorgio ricorre spesso a queste piccole macchine digitali, quasi a voler dimostrare che siamo tutti fotografi, ma non è assolutamente vero. C'è poi un'ultima tasca che mi sembrava vuota, accoglie invece
un ospite inatteso e troppo spesso straniero in questa nostra città. Si chiama Gentilezza. Se aveste conosciuto la mamma di Giorgio, proveniva dalle colline di Parma, quelle dal sapore morbido di Malvasia, ne capireste la provenienza. Sì, la sua gentilezza, una naturale disposizione a saper parlare, come avete scritto, la lingua degli altri. Tutti gli altri, non solo quelli per cui lui si era battuto assieme e grazie a Rosanna Benzi. Quella sua gentilezza mi manca più di tutto, quella proprio sì, credo, ci manca. Grazie. Grazie Tonino Bettanini, lo ringrazio anche per aver ricordato ai relatori appunto un limite di tempo e invito a parlare Silvio Ferrari che è stato autore insieme a Bergami nel 92 dello spettacolo Dove cresce l'ulivo e autore anche del volume nel 2004 Feste di popolo dedicata alle foto di Giorgio Bergami della festa dell'unità. Grazie. Io ho raccolto l'invito di Maria, così come avevo fatto nel passato mese di aprile. Ricordo, quando eravamo a Chiappetto, di aver dato un'occhiata, così come faccio ora, ho il privilegio di farlo appunto tre scalini più in alto, ed ero rimasto colpito dalla eterogeneità, sia pure avendo di fronte un centinaio di persone, delle presenze. Qui, oggi, solo appunto guardandovi, dedicandovi una lunga occhiata, avverto che era stata un'intuizione giusta. Credo che davvero pochi momenti come questi dal punto di vista emotivo possano coinvolgere anche chi appunto parla e starà certamente nel tempo. È difficile appunto avere una scaletta nei confronti di un uomo come Giorgio. Del resto Tonino è riuscito invece a mostrare la versatilità e la ricchezza delle relazioni, dei rapporti, degli atti, dei risultati. A me preme mostrarvi soltanto uno di questi elementi, cioè il rapporto che si può creare, che si era creato tra chi sta parlando e la nitidezza del percorso di Giorgio, che del resto viene ben documentata man mano che scivolano queste immagini. Io penso, adesso che sono passati molti anni, di aver intuito una cinquantina d'anni fa in modo unilaterale. Bisogna sempre parlare, non sforzarsi di parlare con un briciolo di autocritica, di aver intuito una cinquantina d'anni fa che Giorgio era una figura significativa da avvicinare. Questo era il tipico modo di ragionare di un esponente del Partito Comunista Italiano di quegli anni. Ed è giusto dirlo a voce alta, perché questo è stato anche un valore, non solo una strumentalità. Io avevo intuito da amministratore pubblico che c'era la possibilità, non voglio dire di servirsi, ma di avvicinare quest'uomo per le possibili proposte, iniziative, presenze e per le originali visioni che aveva della città, nella quale aveva appunto già mostrato segni che però probabilmente io avevo colto solo in maniera indiretta, appunto dai giornali o da qualche cosa riferita. Più tardi, come è stato generosamente adesso ricordato, ho compreso che era la stessa persona che a 18 anni, appunto nel 55, in una Genova davvero divisa, come scriveva in quegli anni il sociologo Cavalli, andava a filmare la prima festa nazionale, la settembrata dell'unità, in cui sfilavano persone che appunto erano tanto amate quanto invece tenute lontano e considerate non, diciamo così, non accettabili, almeno sul piano politico, di una città come era quella di allora. Quando poi appunto nel corso degli anni questi appuntamenti si sono rinnovati, si sono in qualche modo anche addolciti, hanno visto la presenza e anche l'attivismo di altre persone che venivano anche da lontano. Giorgio in questo senso ne era compiaciuto.
E sotto questo aspetto volevo dedicare appunto ancora qualche istante a questa riflessione. In Giorgio le intuizioni, anche quelle squisitamente politiche, per esempio la testimonianza nei confronti dei reclusori, la testimonianza della città come orrore e disarmonia, addirittura come invadenza nei confronti dei quartieri storici. Si è parlato degli angeli, allora chi parla lavorava a 50 metri da quei dirupi. Tutto questo era un accostarsi al primato del valore o del disvalore della realtà, non obbedire ad un progetto politico. Allora uno come me pensava che tutto questo dovesse sempre rientrare in una direttiva, in un orientamento, in una risoluzione. In Giorgio non c'era questa componente. C'era l'idea appunto che, adesso la dico con una frase fatta, che la verità avrebbe parlato da sola, cioè che la verità sarebbe stata più forte della manipolazione o anche addirittura dello scontro e della negazione. Ecco perché ho avuto il privilegio poi, dopo essermi convinto della ricchezza di questo modo di stare al mondo, ma già lo hanno detto gli altri, di poterci lavorare insieme, cioè di poter fare qualcosa insieme, già stato qui detto, ma soprattutto di mettere a fattor comune le cose che ci avvicinavano. Giorgio, è stato già qui detto, non era soltanto un grande testimone della città, era uno che si è andato a cercare la realtà in Africa come in Portogallo, nei paesi balcanici come in Cina. E in questo senso avere avvicinato appunto niente meno che in uno spettacolo, pensate, era il 1992, sono passati degli anni, eravamo al Teatro della Corte, sarebbe come se parlassi di Carlo Repetti o se parlassi di Bubi Senarega, che in quello stesso spettacolo svolgeva un suo ruolo. Questo non è solo, in questo caso è riflessione sulla crescita di un valore. Quello spettacolo aveva come connotato la mediterraneità. E in questo senso in quegli anni non se ne parlava ancora in questi termini, ne parlavano gli addetti ai lavori, si capisce, la mediterraneità non la scoprimo allora, Brodel se ne era occupato 30 anni prima, ma quando se ne occupano persone comuni, quando riescono a fare squadra sulle immagini di Giorgio, una musica, un testo, un riferimento, una lingua, allora tutto cresce perché riguarda tanto. E questo è uno dei tramiti che secondo me Giorgio ha praticato, riuscendo a fare anche delle cose di grande originalità su questioni inevitabilmente universalistiche, come furono per esempio gli anni della guerra nei Balcani. Ma ripeto, non ho bisogno di insistere, perché ognuno di voi, se ci riflette anche da domani, ritroverà queste tracce, questi segni. A me pare invece giusto congedarmi, ringraziandovi della vostra attenzione, dicendo che Giorgio somiglia in questo senso a quella capretta dell'isola, diciamo, beata dell'infanzia, cioè delle favole di Fedro. Quando le dicevano ti ho rotto il corno, adesso mi dice non importa, non sarà il corno che ti denuncerà, ma la verità. Grazie. Ringrazio Silvio Ferrari per questa bella testimonianza su Giorgio e chiamo a parlare Alessandro Lombardo, a lungo responsabile della Fondazione Ansaldo, dell'archivio della Fondazione Ansaldo, che ci parlerà appunto del rapporto tra la fotografia di Giorgio e l'industria e ovviamente anche dell'Ansaldo. Sì, buonasera. Questo mio breve intervento, così breve che è meglio che legga, può essere in buona sostanza inteso come un ringraziamento a Giorgio Bergami per un sostanzioso e prezioso contributo di informazioni e conoscenze che lui e anche la sua Publifoto diedero a suo tempo all'archivio storico Ansaldo nell'opera che questo svolgeva di salvaguardia della documentazione fotografica. Questo contributo di Bergami, per essere meglio compreso nelle sue dimensioni, insomma nella sua importanza, deve essere letto insieme alle vicende dell'Ansaldo di San Pietro d'Arena, società dove entrai nel 1979. In quella tornata di tempo l'Ansaldo, azienda elettromeccanica con circa 20.000 addetti, era il fulcro di un profondo processo di ristrutturazione strategico-organizzativa
che coinvolgeva aziende del comparto termoelettromeccanico pubblico italiano e che aveva come obiettivo la costituzione di un unico e moderno polo in grado di competere sui mercati internazionali. Fu questa quasi una rivoluzione per l'epoca, per la cultura dell'epoca, la mentalità dell'epoca. Una rivoluzione che, non dimentichiamolo, è costata molto cara a Carlo Castellano, che è qui davanti a noi, il suo principale ideatore, che per questo suo piano fu ferito in modo grave e permanente. Si era comunque, insomma, di fronte a un profondo restyling industriale che coinvolgeva diversi siti produttivi, che portava grandi cambiamenti. Si pensi, per fare un solo esempio, ma importante, all'introduzione dell'informatica e alle ricadute di questa sulle attività produttive e sull'organizzazione del lavoro. Ma la grande novità, la cosa più, fino allora almeno più distante dal lavoro industriale comunemente inteso, fu l'idea geniale, sempre di Castellano, di mettere idealmente nel cuore, insomma, o a orpello di questo processo, la storia stessa dell'Ansaldo. Una storia che, a parte pochi addetti ai lavori, nessuno ricordava più, ma che in realtà, come oggi un po' tutti sappiamo, si trattava di una grande storia industriale che partiva nel 1853, ancora prima dell'Unità d'Italia, dove l'Ansaldo è l'arsenale dei Garibaldini, è l'azienda che progetta e costruisce le prime locomotive italiane, che si afferma sui mercati esteri dell'Ottocento, che fornisce i cannoni per la vittoria della Grande Guerra, gli aeroplani per il re D'Annunzio, fino alle navi del Rex, dei grandi record. Insomma, una bella storia fatta di non comuni capacità progettuali e realizzative da utilizzare nella comunicazione, nella costruzione di un'immagine o di un'identità aziendale, nel marketing, negli eventi stessi aziendali. Una storia alla quale poter fare riferimento in un momento in cui l'Italia veniva rappresentata dal settimanale Der Spiegel con l'immagine di copertina di una P38, una pistola P38, sopra un piatto di spaghetti. Una storia aziendale con tutto quello che c'è intorno in termini di economia, società e cultura, che da quel momento, per la prima volta nel nostro paese, si poteva studiare, conoscere, grazie alla consultazione di una documentazione che, non più utile ai fini aziendali, anziché essere distrutta, veniva attraverso l'archivio storico Ansaldo, salvaguardata e messa a disposizione della comunità scientifica, del sistema formativo, della collettività. Insomma, compiuti nel 1979 i primi passi costitutivi, l'archivio dell'Ansaldo nel 1980 avvia una sistematica attività di raccolta di una documentazione aziendale che subito si presentava più varia rispetto a quella di un più tradizionale archivio di Stato. Oltre alla documentazione cartacea, la corrispondenza, la contabilità, l'amministrazione, incontrava una cospicua e straordinariamente varia documentazione tecnica. Si pensa alla quantità e alla varietà dei soli disegni tecnici e di altri interessanti materiali ancora, come provenire direttamente a noi, il materiale fotografico. Corpose raccolte di originali sulla produzione industriale e il lavoro a partire dalla seconda metà del secolo XIX. Occorrevano a quel punto capacità e conoscenze per la conservazione e la gestione che ancora non avevamo e che di fatto non trovavamo in giro. Sia chiaro che in quel tempo c'era un grande uso della fotografia e c'era molta attenzione sulla stessa. Nel 79 Einaudi pubblica il libro della Sondag sulla fotografia, realtà e immagine della nostra società, e ancora nell'80 Roland Barthes scrive La Camera Chiara, nota sulla fotografia, e ci limitiamo solo per gli esempi. E ad una riflessione sulla fotografia arriveremo anche noi, con Luca Borzani ed altri. Ricordo in proposito il convegno internazionale intitolato Fotografia da specchio del reale alla perdita di identità, che organizzammo nel 1989, dove per la prima volta in Italia si mettevano a confronto studiosi della fotografia, storici, nuove tecnologie e archivisti. Ma in quel momento, nel 1980, avevamo bisogno di altro, avevamo tra le mani fragili fotografie che andavano catalogate, condizionate, rese consultabili. Ed è in quel momento che entra in scena Giorgio Bergami. Io, prima dell'Ansaldo, sinceramente non ho mai sentito parlare di Bergami e della Publifoto, nonostante il fatto che lui fosse un fotografo di peso,
che la Pubblica Foto fosse, come presto scoprì, un'importante agenzia fotogiornalistica italiana, nonché un apprezzato fornitore dell'Ansaldo. Publifoto, infatti, da tempo realizzava per Ansaldo servizi fotografici su prodotti, componenti, vari, impianti, eventi, insomma. Bergami ci aveva fotografato a lungo e conosceva quindi piuttosto bene l'attività produttiva di Ansaldo. Fu la nostra salvezza, anche perché lo straordinario e immediato successo, non solo scientifico, archivistico, dell'archivio, aveva subito assorbito le nostre poche forze. Si era anche intimorito dalla quantità del materiale che si andava raccogliendo, inizialmente dell'ordine di alcune migliaia di foto, dubbiosi sul come muoversi tra stampe, negativi e altri materiali. Giorgio Bergami, anziché preoccupato, era deliziato dalla vista di quel materiale, all'epoca costituito soprattutto da lastre di vetro ai sali d'argento, i negativi che c'erano una volta, e cominciò ad affiancarci, ad aiutarci con indicazioni pratiche nell'organizzazione dell'archivio, concreti suggerimenti per la conservazione. E ancora più importante, nell'identificazione del soggetto. Qui, nell'impegnativa descrizione dei soggetti fotografati, con il luogo e l'epoca dello scatto, per fare questo ricorremo anche all'esperienza e alla memoria di anziani ansaldini, come ricordo Alpinolo Montanesi, entrato nel 1910 a 10 anni col padre, che era contremaître di fonderia nelle acciaierie Ansaldo, che poi Siace, quelle di Campi. Ma ricordo anche Silvano Ferretti, Luigi Pitaluga, e ricorrevamo anche riviste, pubblicazioni tecniche d'epoca, opuscoli pubblicitari e bollettini aziendali. Ma avevamo anche alle spalle altri della Publifoto, Silvano, che è stato citato da Bettanini, Sergio Bergami e talvolta, se non ricordo male, anche Valcareghi e Goldberg. Intervenivano anche loro nella discussione, si discuteva molto su qualche soggetto non molto chiaro, su un termine non adeguato, o su una datazione troppo incerta, ma il tutto era divertente, la collaborazione era piena e nonostante la discussione il lavoro era sempre più reciso, sempre più veloce. Bergami, nonostante avesse già un suo bel da fare come fotografo e in quel tempo forse anche come regista, riusciva ad essere quasi sempre presente o perlomeno in contatto. Ecco, secondo me era motivato, oltre che dalla sua passione, insomma, per la fotografia, dal piacere di vedere quelle vecchie fotografie industriali finalmente considerate come dei beni culturali. Ne era orgoglioso, ed era orgoglioso anche di quello che stava sommessamente, tacitamente facendo. Almeno così mi pareva. Insomma. Ecco. Comunque, continuiamo con pazienza e certosina con Bergami a schedare e a condizionare materiali fino all'82, fino al convegno Ansaldo Beni culturali e ricerca storica e imprese, dove registriamo una sorta di consacrazione, di riconoscimento dell'importanza culturale di questo nuovo tipo di fonti archivistiche. Qui finisce la fase pionieristica dell'archivio Ansaldo, anche per la sezione fotografica. Finisce lì con migliaia di fotografie riordinate e 3.000 positivi consultabili in album. Si chiude una fase iniziale di tipo tradizionale, direi, e se ne apre una nuova, tecnologicamente ed economicamente più strumentata, che vede l'applicazione dell'informatica, l'impiego dei primi dischi ottici, l'utilizzo del digitale per arrivare all'oggi, all'attuale imponente dotazione di oltre 1 milione di fotografie. Nel 1982, dicevamo, finisce la collaborazione anche di Giorgio Bergami, ma non termina il rapporto fra le due. C'era sempre qualche iniziativa, qualche aspetto che ci faceva incontrare. Fin quasi all'ultimo. Ricordo, mi sembra intorno al 2017, che mi volle presso un suo laboratorio nel centro storico. Lì mi affidò l'archivio cinematografico del Partito Comunista Genovese, una gran bella raccolta di documentari oggi collocati in Fondazione Ansaldo, del quale per lunghi anni era stato attento custode. Con quella donazione Bergami chiudeva consapevolmente il nostro rapporto. Era il suo addio. E io lo capisco tutto, grazie.
Grazie a Alessandro Lombardo per il suo intervento, che ci ha ricordato appunto una fase importante del lavoro di Giorgio Bergami, quello in rapporto con la fotografia industriale. Chiamiamo adesso a intervenire Guido Rodriguez, che ci parlerà della malattia di Giorgio, a cui già ha fatto riferimento nel suo intervento Maurizio Maggiani, e del rapporto anche con il Green Café che lui dirige. Buonasera e grazie a tutte e a tutti e grazie a Maria. Devo dirvi che io mi sono sentito molto a disagio quando Maria mi ha proposto di venire qui stasera a parlare di Giorgio e di Giorgio Fotografo, perché nonostante noi abbiamo vissuto la stessa Genova, abbiamo vissuto gli stessi anni, non ci siamo incontrati veramente, non c'è stato un momento di aggancio reale tra la mia vita e quella di Giorgio. E allora sono stato a disagio e Maria mi ha convinto, ecco, è venuta al treno, mi ha parlato, mi ha detto ti aiuto, e per aiutarmi mi ha mandato un'intervista. Vero, tu stai sorridendo, ma è così. Mi ha mandato un'intervista fatta da Giorgio, non so a chi, non so quando, ma una bellissima intervista in cui Giorgio parla di sé. E questa intervista mi ha fatto capire tante cose e mi ha convinto che potevo anch'io venire qui a dire due cose. Mattia mi ha dato 5 minuti, spero di essere ancora più breve. Io ho conosciuto veramente Giorgio quando Giorgio si è ammalato. Questo è un grande dispiacere. Io ho conosciuto Giorgio attraverso Maria. Credo che Maria sia una delle persone che maggiormente mi ha aiutato a comprendere come si può combattere lo stigma della demenza. Che cosa significa combattere quello che tutti quanti noi continuiamo a credere di questa malattia, dell'incomunicabilità, del fatto che siamo persi, che non c'è più niente da fare, tutto falso. Maria ha portato Giorgio al Green Café. Devo dirvi che Giorgio non amava molto i nostri laboratori, non li considerava una cosa adatta a lui. Ecco, diciamo così. Come si presenta Giorgio? Giorgio si presenta con la sua macchina fotografica, la sua camera attaccata al collo, gira, fa fotografie a tutti e a tutti. Giorgio fa parte del Green Café con la sua macchina fotografica e io capisco che in quella macchina fotografica, in quella maniera di vedere attraverso l'obiettivo, c'è tutta l'umanità di Giorgio. Giorgio in questa intervista dice: la fotografia non la fa la macchina, la fa il cervello. È una frase che Maria mi ha detto, devi dirla perché è importante. Io lo dico, obbedisco fedelmente a Maria. E questi attimi che Giorgio coglie, che coglie anche al Green Café, io non so se poi ci sono le fotografie, probabilmente sì, però lui guarda non per cogliere un attimo che poi diventa eterno, ecco, che si ferma. A me è impressionante, vi racconto un piccolo fatto, cercando di stare sempre nei 5 minuti. Siamo fuori dal Green Café che facciamo un piccolo rinfresco. E ovviamente Maria arriva un po' in ritardo. Arriva con Giorgio. Giorgio ha la sua macchina fotografica attaccata al collo. Vicino a noi ci sono tre ragazze che stanno bevendo qualcosa. Giorgio volge la macchina fotografica verso queste tre ragazze e incomincia a fotografare. Non so se incomincia a fotografare. Io mi rivolgo alle tre ragazze, spiego un po' la situazione, dico: non vi va, possiamo fotografarvi? Sì. Giorgio fa, poi interviene Maria. Maria è incredibile per la maniera dolcissima con cui lei riesce a comunicare. Probabilmente non lo fa solo con Giorgio, ma con Giorgio è forse il grande amore, non lo so. Con Giorgio Maria comunica in tantissime maniere, comunica con il corpo oltre che con la voce. Lo sposta, Giorgio sposta
la macchina fotografica rientra dentro il nostro gruppetto e io mi sento preso, eh? Mi avvicino a Giorgio e gli faccio una carezza sul viso. Avevo capito profondamente questo rapporto incredibile che lui aveva con la macchina fotografica. Molti di voi credo che mi conoscano come neurofisiologo, però io sono nato in una famiglia dentro le macchine fotografiche. Mio padre aveva un negozio di ottica e fotografia, io ho fatto fotografia, ho girato con macchine fotografiche. L'amore di Giorgio per questo mondo che vedeva attraverso queste immagini che state vedendo è incredibile. Io penso che ci sono alcune immagini che sono state pazzesi. Ci siamo incontrati su una denuncia, era credo il 78-79. Stavo facendo dei seminari con degli studenti, interveniva Slavic e Cavallini. Si discuteva del senso che le persone comuni danno alle parole della psichiatria, come schizofrenia, depressione maggiore, reattive, eccetera, eccetera. Poi decidiamo di andare a fare una visita al manicomio, andiamo a Cogoleto, al manicomio dei bambini, dove c'erano quei bambini che avete visto fotografati, e quelle immagini sono incredibili, sono indelebili, non si possono dimenticare. Giorgio racconta nell'intervista che mi ha dato Maria come è entrato facendosi scudo di un gruppo di studenti che era entrato dentro l'ospedale e aveva fotografato di nascosto la macchina fotografica dentro la giacca, perché se l'avessero scoperto sarebbe stato denunciato. Ecco, questo era Giorgio per me, l'uomo della denuncia. Io credo che qualunque cosa noi possiamo pensare, possiamo dire, è poco, e credo che questa sala, tutte le persone che sono intervenute oggi, siano una meravigliosa risposta a Maria, allo sforzo che ha fatto e alla quale dico grazie Maria, e mi dispiace di non averti frequentato. Giorgio non era malato. Grazie Maria. Grazie Guido Rodriguez per questo intervento che ci ha ricordato un altro momento della fase della vita di Giorgio, che tra le sue tante attività è stato anche docente, vi ricordo, ha insegnato all'Accademia d'Architettura, al DAMS di Imperia, a Beni Culturali. E a parlarci di Giorgio docente invito qui sul palco Ciro Abdel, che è stato insieme a Giorgio nel 1980 uno tra i fondatori della cooperativa AV International. Grazie. Gli amici che abbiamo ascoltato ci hanno ricordato vari aspetti e qualità del lavoro di Giorgio e della sua persona. Quando si parla di Giorgio si usano parole che hanno a che fare con la testimonianza, la documentazione, l'interpretazione della storia recente di Genova e le trasformazioni sul territorio e tra la gente. Tutto questo risulta dal suo lavoro fotografico, dalle sue fotografie potenti e, mi permetto di dire, selvaggi. Giorgio era sempre vicino a dove succedevano le cose, si avvicinava al soggetto. Una delle prime cose che mi ha insegnato è cioè, stai vicino, vai vicino. Io vorrei ricordare una qualità di Giorgio, una sua dote assolutamente naturale. L'ho conosciuto quando teneva il corso di fotografia all'Accademia Linguistica di Belle Arti. Eravamo alla fine degli anni 60, io avevo 20 anni, e le persone in sala si ricorderanno,
qual era l'atteggiamento dei giovani, degli studenti nei confronti di chiunque proponesse una docenza. C'era supponenza, c'era diffidenza. Mi sono trovato insieme. Sì? Mi sono trovato nell'aula con lui e lui si è presentato così di fronte, indifeso come suo solito. E dopo 10 minuti lui aveva smontato tutta la diffidenza, tutte le corazze, persone che erano presenti. Come ha fatto? Come faceva? Io me lo sono chiesto negli anni a seguire tante volte. Tu magari come studente ti mettevi davanti a lui per confrontarti o per chiedere qualcosa. Lui ti sorrideva, farfugliava qualcosa e si metteva al tuo fianco. E ti trovavi a camminare con lui. Ti portava con sé, ti coinvolgeva nei suoi lavori, ti portava a casa sua. Ogni separazione tra tempo di studio e il resto, il tempo privato, ti trovavi a far parte di una comunità. Non credo di esagerare, chi l'ha conosciuto sa che non esagera. Certo, lui si considerava innanzitutto un artigiano. E sappiamo che un artigiano, se ti prende come apprendista, ti insegna facendoti fare e ripetere le operazioni più semplici, tante volte, un'infinità di volte, finché non le fai bene alla perfezione. Dopo ti fa fare delle cose più complicate e così via. È un atteggiamento giusto, un atteggiamento ragionevole. Però alle volte l'artigiano non ti insegna proprio tutto, tiene qualcosa per sé. Il resto, quello che manca, lo devi rubare. Lo devi imparare senza fartene accorgere. Con Giorgio non funzionava così. Giorgio voleva che gli rubassi il mestiere. Da subito ti metteva a disposizione quello che stavo utilizzando, fosse attrezzatura o fosse conoscenza. Te le metteva sotto gli occhi e ti invitava a servirti. Ti trovavi a fare le stesse cose che faceva lui. Certo, ti sentivi protetto perché era sempre al tuo fianco e finivi per far bene, per fare delle buone foto. Non so, francamente, se questo può considerarsi un metodo didattico, che sia in qualche modo trasferibile ad altre persone, ad altri contesti. Mi sono reso conto, nella mia esperienza professionale, perché io poi come in parte come lui, ho fatto il mio lavoro di fotografo prima, poi di videomaker, ma ho fatto molti corsi professionali, per cui mi sono cimentato negli insegnamenti. Ma per fare le cose come lui era difficile. Bisognava essere persone veramente speciali, in grado di muoversi con leggerezza e naturalezza. Lui ci riusciva. Infine voglio ricordare, finisco, che con Giorgio non imparavi solo la fotografia. Con lui finivi per trovarti a tavola con politici, operai, professori universitari, fabbri, sindacalisti, marittimi, attori, scenografi, falegnami, registi, assistenti sociali, infermieri e così via. Scoprivo aspetti del mondo che non conoscevo minimamente. E ai miei occhi e alle mie orecchie tutto era meraviglioso. Mi mancano quelle scene, mi mancano molto. Grazie Giorgio e grazie a voi che mi avete ascoltato. Grazie a Ciro Abdel. Un altro mondo che Giorgio Bergami ha frequentato sin dal 1960 è stato quello del teatro, questa è la data che segna
l'inizio di questo suo percorso sulla scena teatrale. È uno dei teatri che naturalmente ha più frequentato è stato il Teatro della Tosse, e quindi chiamo Maria De Barbieri a parlarci del rapporto tra Giorgio e il teatro. Puoi anche sederti se è più comodo. Ancora peggio. Ancora peggio. Allora, bellissimo vedere tutte queste persone, emozionante, anche se non è. Maria mi ha detto, devi parlare del teatro. Io sforerò un po', perché volevo far capire perché Giorgio e il Teatro della Tosse si trovarono come un guanto trova la mano, perché c'erano tante, tante cose in comune, sottofondo delle correnti del carattere che erano molto vicine. Intanto Giorgio veniva chiamato Titti, e anche tutti i membri fondatori del Teatro della Tosse si chiamavano con un diminutivo. Tonino si chiamava Tonino. Aldo Trionfo era chiamato da Emanuele, veniva chiamato Lele, e Giorgio, che è in sala, e Giorgio Panni, veniva chiamato Gio. Questo perché? Perché c'era un sapore di infanzia, di gioco, di avventura, che faceva parte del loro modo di essere. Senza quello non avrebbe interpretato così bene il gioco del teatro, così come la Tosse lo praticava. Difatti non vedete solo poco negli spettacoli, avete visto quando viene dipinto l'alcione, perché si tolgono tutti gli affreschi dibuzzati, vengono distrutti con la vernice, e questo a Giorgio divertiva moltissimo. Io mi sono portata, ma non ve lo leggo perché non sono così brava, un esempio anche del rapporto precedente che c'era stato, sia con Tonino che con Lele, all'insegna proprio, un po' se vogliamo, della pazzia. Quando cercavano ancora la loro strada professionale, anche se Giorgio è stato tra i primi a padroneggiare un vero lavoro, racconta nel suo libro L'amato bene, Tonino, di come hanno convinto Giorgio a partecipare a un set fotografico nella convinzione che con un treno alla stazione Principe sarebbe arrivato il dottor Mengele. E allora raccontami come si sono chiusi in macchina fumando come pazzi e aspettando di fare questo scoop sul dottor Mengele, che naturalmente non è arrivato. Perché racconto questo? Perché faceva parte dei loro personaggi non essere proprio quadrati, non essere proprio soltanto su dei binari, e questo faceva sì che si comprendessero meravigliosamente. Difatti Contolino ha fatto anche questo lavoro di cui sono viste delle inquadrature, quando sono andati a fotografare una zona particolarmente colpita dalla speculazione edilizia a Genova. Ci sono queste foto di Via di Gione, della zona che è sopra Via dei Lupoli, che sono impressionanti. Eppure sono impressionanti, crudeli, ma sono anche dei quadri, sono anche delle opere passate. L'ultima parola che gli accennava era movimento, e qui vengo a parlare proprio del foto di teatro. A quel tempo, quando Giorgio ha cominciato a fare il Teatro della Tosse, si usavano molto in teatro le foto in posa. Bisognava mettersi lì, far vedere che l'attore rimaneva bene, che tutto era perfetto. E invece il gusto della cronaca di Giorgio, il gusto appunto del movimento, faceva sì che lui, che gli spettacoli fotografati da lui, diventassero una sequenza, quasi un film, da cui poi si cavavano le foto più adatte a prendere lo spettacolo. Ma certamente si possono montare queste foto come un grande percorso in movimento, con un inizio e una fine. Non erano solo delle foto, era un racconto fotografico.
E termino dicendo che sono molto impressionata da tante foto che ho visto qua, soprattutto le foto di Antonio. E richiamo questa citazione che ha fatto Maggiani sull'Archivio di Giorgio: sono impressionata dalla lunghezza del periodo in cui Giorgio ha cominciato con Lucia Maria a 16 anni. E quindi vediamo, non è solo Genova, è l'Italia che si spegne nelle sue foto. Lei mi diceva che le foto che si vedono all'inizio sono le foto come stavano trovate negli anni 50. E via via, in tanti momenti, da guarda poi tra Sicilia, per questo il quadro così partecipe e nello stesso tempo critico e forte, io devo dire insieme di voi. Grazie. Grazie Maria Barbieri. Arriva già da solo, naturalmente non si può parlare di... vuoi sederti o vuoi andare sul palco? Sì, ecco. Non si può parlare di Giorgio Bergamis e di teatro senza parlare anche del suo rapporto con Lele Luzzatti, e qui a parlarcene Sergio Noberini, direttore di Casa Luzzatti. Usa. Premetto e mi unisco a quel che ha detto Maggiani. In tutti i miei incontri con Giorgio Bergami volavano poche parole, quindi mi attengo a questo e sarò seriamente molto breve, quindi al di là dei tempi che mi sono stati dati. Leggo un pensiero perché sarò più preciso. Penso che ogni comunità possa tenere attivi i propri legami, la memoria e i ricordi, alimentando piccoli e ricorrenti momenti di incontro, ricordando le persone vissute amate. Non tanto per celebrare ricorrenze, ma per dare forza e unità alle amicizie incontrate. Un caro amico, che non vede, cieco, ha dichiarato che per lui non è tanto importante essere cieco o non cieco, ma che il valore della vita è l'interrelazione umana. Chiaramente sono tutte citazioni che mi vengono evocate dall'amicizia con Giorgio. Forse con l'occasione, al di là della giornata, prendendo a pretesto i numerosi partecipanti, suggerirei di istituire un premio annuale a Giorgio Bergami con l'esposizione e con un concorso legato ai giovani della fotografia. Ne ha incontrati tanti e forse potrebbe essere alimentare e tenere nel tempo viva questo tipo di esperienza, questo valore, questo patrimonio. Giorgio è patrimonio prima di tutto di tutta la comunità, non solo genovese, che ha in modi diversi la responsabilità di tenere accesi i valori di un'esistenza e di una professione così significativa e prolungata. Quasi sempre i patrimoni divengono materia di studio, quando va bene diventano archivi per pochi. Cerchiamo di non correre questo rischio, è per questo che suggerisco l'idea di annualmente creare qualcosa. Vorrei fare anche due piccole illustrazioni di memoria che mi ricorrono con affetto. Nel 92 eravamo a Casale Monferrato per una mostra ed era difficile percorrere le strade di Casale per raggiungere la sede della mostra. Il grafico, il nostro amico Elio Carmi, fece dei pannelli dove c'era un Luzzatti che spuntava da un teatrino, una delle immagini più usate in tutta la comunicazione, con due frecce, una a destra e una a sinistra. Bergami ha saputo cogliere con una sintesi magistrale il pensiero di Lele che recitava che ogni scenografia deve avere qualcosa di ambiguo. Se tu prendi una seggiola e la rovesci può diventare un'auto. In quell'occasione, forse la fotografia, gli incontri che ci sono stati furono la scintilla e ricevemmo un emissario di Giorgio Strehler che ci comunicò che saremmo stati invitati al Beaubourg di Parigi.
Questa è una cosa importante, vuol dire che Giorgio aveva questa acutezza di cogliere i momenti, le sintesi nelle sue immagini. Vi recito una piccola, un piccolo gioco, perché la parola gioco con Bergamo mi piacerebbe fosse evocata meglio, nel senso che l'incontro con lui non era di parole, ma era di amicizia, di incontro e di invito quasi sempre ad andare a casa sua a mangiare. Vero Maria? Beh, conobbe, venne al paese con Maria alcuni giorni, al mio paese, Sesta Godano, in Valdivara, dove mio fratello in carrozzina, dico, si innamorò di Giorgio e della sua comunicazione. Tanto che Giorgio per lungo tempo suggeriva, ma credendoci, con animo puro, l'idea di creare una teleferica e ne avrebbe parlato con i suoi amici architetti, non so se ha citato anche Renzo Piano, una teleferica dal paese per andare a fare vacanze alla casa della Sardegna dove c'erano Maria e Giorgio. Questo era Giorgio, il gioco, l'incontro, le poche parole e io spero che continueremo a dar vita a questo suo desiderio di fare. Grazie Sergio Noberini per il suo intervento. Adesso vorrei riassumere e sintetizzare con alcune brevi riflessioni, brevi ve lo prometto vista l'ora, sulla tecnica fotografica di Giorgio. Molte cose sono state già dette, le immagini che scorrevano sullo schermo vi hanno riportato appunto alla complessità dell'articolata produzione fotografica di Giorgio, che inizia nel 1953 a collaborare con la Publifoto, poi c'è una breve parentesi con l'agenzia Life tra il 56 e il 57 e nel 58 rileva la Publifoto. Le sue prime esperienze all'interno come fotoreporter all'interno della Publifoto sono fondamentali. Lui in qualche maniera riprende si fa riferimento alla street photography statunitense, una tendenza di fotografia sociale, ma guarda anche per esempio a un fotoreporter come Wiggy, il fotografo reporter statunitense che arrivava sempre per primo ai fatti di cronaca delle città metropolitane americane. E poi naturalmente all'esempio di tutte le agenzie fotografiche a partire dalla Magnum, cioè una fotografia che doveva essere autentica, avere una forte presa sulla realtà e soprattutto escludere ogni aspetto formalistico. A lui non interessava una foto estetica, autocompiaciuta. L'interesse suo era di utilizzare la macchina fotografica in maniera rispettosa, è già stato detto in precedenza, ma pensiamo a tutte le sue fotografie sociali, nei manicomi, nelle carceri, cioè questo aspetto di essere sempre autentico, essere se stesso, utilizzare quell'empatia che utilizzava con i suoi amici, con le persone che hanno parlato oggi e con tutti voi che lo conoscevate, essere autentico ed empatico con chi fotografava, chi era sotto il suo obiettivo, di fronte al suo obiettivo e soprattutto essere da un lato oggettivo, quindi la foto autentica, realistica della la fotografia sociale, dall'altro invece soggettivo. Era una capacità di declinare questa doppia propensione ed era in qualche maniera il suo fare politica con la fotografia era proprio questo. È stato detto, l'abbiamo ricordato, no? Tutti i suoi grandi cicli fotografici, dalla vita del portuale nell'abitazione di San Benigno negli anni 50, i marinai e la vita notturna dell'Angiporto, che ci ricordano anche le foto di Brassai, ma anche quelle di Lisetta Carmi, lo sciopero dei portuali del 59 e il giugno del 60, e poi i viaggi, la Sicilia, dove va
per la prima volta nel 1961, e non è una Sicilia folcloristica quella che ritrae, è una Sicilia autentica, non da cartolina. Ritorna in Sicilia nel 63, ma poi c'è la speculazione edilizia tra il 69 e il 70, il 63 e il 68, gli istituti di rieducazione, le carceri, il manicomio di Cogoleto e di Quarto, Sarajevo, e poi la Cina, Cuba, come è già stato ricordato, cioè i viaggi all'estero, in cui riportava la stessa autenticità, la stessa volontà di creare una fotografia non di compiaciuta, estetizzante, ma una fotografia autentica. La tecnica che utilizzava era una scansione di scatti che creava un andamento narrativo e che coglieva allo stesso tempo gli aspetti individuali e il contesto generale, ma tutto ciò non nasceva da una progettazione, da una stesura di un progetto che era fondamentale. Questo era uno dei suoi cavalli di battaglia della sua docenza, cioè prepararsi prima, preparare prima un plot narrativo e poi esplicitarlo in questa scansione di immagini a ripetizione. Le immagini, come è stato ricordato, spesso erano colte di nascosto, c'era un'immediatezza dell'inquadratura, di nascosto quando era proibito fotografare, come nel caso dei manicomi o dei carceri. Eppure, nonostante questo, non c'era mai la distanza dai soggetti, anzi il soggetto, come è stato ricordato in precedenza, era sempre ravvicinato. E quindi c'era una focalizzazione sul soggetto. Il soggetto, pensiamo appunto a tutte queste foto che lui ha realizzato nei carceri, nei manicomi, durante le feste dell'unità, era sempre in primo piano. Ed era in primo piano anche quando in realtà appariva sullo sfondo, come quella foto celebre della bambina sotto il muraglione della serie appunto della speculazione edilizia. È lontana ma è vicina. E proprio in quella serie, nonostante quello che vi ho detto prima, cioè che non c'era nessuna estetizzazione formale, nessun formalismo, eppure in questa serie di fotografie, quelle della denuncia delle speculazioni edilizie, abbiamo una complessa struttura compositiva, una rigorosa ricerca di equilibri tra le forme e tra i contrasti luminosi. Un'ultima riflessione: il passaggio dalla fotografia in bianco e nero, che ha caratterizzato i suoi esordi, un lungo periodo, e che era, come dire, molto dura, molto netta, anche se sporca, quando realizzata appunto di nascosto, sempre autentica. E poi c'è il passaggio al colore, che rendeva ancora di più l'aderenza alla quotidianità, alla realtà della quotidianità. Sia in bianco e nero che a colori, comunque la fotografia di Giorgio è stato un lungo racconto, oggi ne abbiamo sentiti tanti episodi di questo racconto, ed è stato un racconto dedicato soprattutto agli altri. Adesso un'ultima cosa era opportuno ricordare. Questo incontro è stato organizzato e voluto da Maria De Idda insieme a Palazzo Ducale. Lei mi ha chiesto di non parlare, però la vorrei qua sul palco con me a ringraziare insieme Giorgio, a ringraziare tutti quelli che hanno parlato oggi, a ringraziare voi che siete stati così pazienti e siete stati così numerosi. Grazie Maria, grazie Giorgio.